per un'impresa le opportunità derivanti dalla rete aumentata sono molteplici e soprattutto sono legate al periodo storico. Siamo ancora sul nascere di questa tecnologia, quindi ci sono innumerevoli possibilità in tutti quanti i campi di sviluppo, in tutte quante le applicazioni, ma in particolar modo è tutto quanto da creare. Immaginiamo per esempio per quanto riguarda i film con i DVD, quando a un certo punto c'è stato un calo drastico, una chiusura di tutte le videoteche in Italia, quando si pensava che ormai non si potevano più vendere film perché ormai c'era la rete, ormai era tutto fruibile online. Beh, è nata l'alta definizione, sono nati i Blu-ray. Il mercato non si satura, il mercato si trasforma. È arrivato un momento anche dei Blu-ray che hanno ricoperto, abbracciato il mercato, ecco che nasce l'ultra definizione, il 4K. Quindi, nello stesso modo, tutto ciò che ci circonda è aperto alla nuova era digitale della realtà virtuale, quindi tutto può essere ripreso da videocamere e infilmato in 360 gradi per poter avere vivere una situazione immersiva e coinvolgente di ciò che stiamo riprendendo, perché adesso ci sono a disposizione tutti i nuovi dispositivi che diventeranno sempre più numerosi, sempre più diffusi, sempre più economici. E le imprese possono abbracciare questa tecnologia sviluppando programmi, sviluppando applicazioni, sviluppando dispositivi e sviluppando anche materiale di ripresa audio e video. Al momento stiamo lavorando a diversi progetti in ambito ludico, documentaristico e ricreativo. Uno dei progetti più importanti su cui stiamo lavorando è un museo virtuale digitale su cui poi si possono cambiare dinamicamente le opere attraverso un programma che si interfaccia online.